tutti, io sono Lenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di Dan Brown, nato il 22 giugno 1964 negli Stati Uniti. È primo di tre figli ed è uno scrittore thriller, cresciuto tra fede e scienza e tra gli anagrammi del padre. Uno di questi è stato anche descritto indirettamente nel 23° capitolo del Codice da Vinci, in cui appunto Dan Brown racconta che aveva nascosto i regali di Natale che aveva fatto a lui e ai suoi due fratelli, ma che loro tre avrebbero dovuto cercare da soli. Dan Brown ha un'educazione cristiana ed ha studiato alla Phillips Exeter Academy e ha concluso il suo percorso di studi nel 1982. Tra le sue opere ho letto solamente quei libri in cui il protagonista è Robert Langdon. Il primo è Angeli e Demoni, pubblicato nel 2000 e trasformato in un film con lo stesso titolo nel 2009. In questo libro Robert Langdon deve aiutare la giovane scienziata Victoria a trovare gli assassini di suo padre, noto scienziato del CERN. Robert Langdon, come ha visto il cadavere di quest'uomo, ha subito riconosciuto i segni della setta degli Illuminati, quindi sa che dietro questo omicidio ci sono loro e quindi dovrà poi, tramite degli enigmi, arrivare a loro. A questo libro ho dato 4 stelle su 5, non è stato sicuramente il migliore che ha scritto Dan Brown, ma sicuramente un ottimo libro da non perdere. Il secondo libro che ho letto di Dan Brown e il secondo pubblicato del ciclo di Robert Langdon è Il Codice da Vinci, pubblicato nel 2003, poi trasformato a film con lo stesso titolo nel 2006. Questo è stato sicuramente il migliore di Dan Brown, ho dato 5 stelle su 5. In questo libro Robert Langdon va alla ricerca di tutti i segreti della Gioconda di Da Vinci. Io ci sono rimasta molto sconvolta perché ovviamente Dan Brown esprime in questo libro tutti i suoi pensieri, i suoi punti di vista in realtà sulla Gioconda, le sue teorie, e tipo ci sono rimasta troppo sconvolta dalle rivelazioni. Ragazzi, voi dovete assolutamente leggere questo libro. È un modo per iniziare sicuramente a leggere Dan Brown, però vi assicuro che se iniziate da questo poi gli altri vi faranno schifo, mi dispiace dirlo, ma è così, per me è stato così, perché tutti i libri che sono venuti dopo questo, vabbè, ne parliamo dopo. Libro successivo, il terzo del ciclo di Robert Langdon, Il simbolo perduto, pubblicato nel 2009, a cui ho dato 3 stelle su 5. Sicuramente è un libro degno di sé, ma come dicevo prima, nessun libro di Dan Brown dopo Il Codice da Vinci merita il pieno dei voti. Comunque, in questo libro, Robert Langdon è stato convocato a Washington per una conferenza sulla massoneria, ma ad aspettarlo è un tizio inquietante che vuole appunto svelare i segreti della massoneria, ma lui deve impedirlo. Questo è sicuramente un libro godibile. Però già da questo in poi Dan Brown si va un po' a perdere e mi dispiace molto, nonostante questo sia comunque un libro ben valido. Penultimo libro è Inferno, pubblicato nel 2013 e poi trasformato in un film nel 2016, a cui ho dato 3 stelle su 5. In questo libro Robert Langdon si risveglia a Firenze in un ospedale privo di memoria negli ultimi 2 giorni. In questo libro Robert deve ritornare sui suoi passi e recuperare la memoria e quindi ripercorrere tutto il percorso che aveva già fatto 2 giorni prima, ma che non si ricorda. E principalmente deve scoprire perché delle persone lo cercano e vogliono ucciderlo. Allora, in questo libro dall'inizio e fino a circa poco dopo metà non c'è effettivamente niente in confronto ai libri precedenti di Dan Brown. C'è comunque quell'azione, quel ripercorrere vari indizi, ma ce ne sono veramente molto pochi, ma sicuramente si riprende nel finale. Il finale di questo libro è una bomba, pazzesco, che purtroppo poi mi hanno rovinato nel film. Cioè, l'unica cosa buona di questo libro, poi nel film me la rovinano. Io dico, ma che cazzo lo fate a fare? Cioè, no. Questo non è sicuramente il libro che dovete leggere
se volete approcciarvi per la prima volta a Dan Brown, perché lette le prime pagine sicuramente vi scoraggerete e lo lascerete lì accanto a prendere la polvere e poi magari vi perdete dei capolavori come i Codici da Vinci o Angeli e Demoni. Veramente questo lasciate perdere se volete leggere Dan Brown e approcciarvi a lui per la prima volta, scegliete altro. In conclusione, Origin, pubblicato nel 2017, a cui ho dato 2 stelle su 5, sono anche troppe. In questo libro Robert Langdon è stato invitato in Spagna, a Bilbao, dal suo ex alunno a partecipare a una sua conferenza. Molto importante perché questo suo ex alunno Edmund Kirsch ha risposto finalmente alle 2 domande che tutti gli umani si pongono: da dove veniamo e dove andiamo. Però purtroppo Edmund è stato ucciso e quindi Robert deve fare in modo di pubblicare questa scoperta di Edmund nel momento giusto e soprattutto dove aver scoperto chi c'è dietro l'omicidio di Edmund. Purtroppo, questo libro sembra piccolino perché l'edizione è tascabile, ma sono 800 pagine di niente, cioè inferno a confronto è tutto. A me dispiace averci speso 8 euro, sinceramente, però mi dispiace ancora di più per quelle persone che hanno posto fiducia in Dan Brown e hanno speso 25 euro per l'edizione rigida. Io sinceramente non so prima di tutto come si faccia a far pagare 25 euro un libro. Comunque quello è un discorso per le case editrici. Io l'avevo comprato perché mi dispiaceva non concludere il ciclo di Robert Langdon, che in realtà non si sa se è concluso ancora o no, se ci saranno altri libri dopo, però al momento questo è l'ultimo libro di Robert Langdon. Comunque non leggetelo, non compratelo neanche a 1 euro alle bancarelle, perché anche quell'euro potete spenderlo in altre cose più utili. Io per fortuna mi sono fidata delle recensioni che ho letto online e delle video recensioni che ho visto online su BookTube, in particolare la recensione di Erika, di Read with Erika, che vi linko sulle schede ovviamente, sia il suo video che il canale, così potete andare a vedere. E ho speso solo 8 euro per questo libro, appunto, e non 25, perché altrimenti sarei andata da Dan Brown a casa sua in America e l'avrei riempito di ceffoni, ma anche quelli sciagurati che fanno pagare 25 euro un libro, cioè tipo, ma vi meritate l'ergastolo, cari miei. Bene, questo video finisce qui, lasciate un like se vi è piaciuto e lasciatemi anche un commento per farmi sapere cosa pensate di Dan Brown e dei suoi libri, se li avete letti e se volete leggerli soprattutto. E iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!